Sta facendo parecchio discutere il DDL proposto dal senatore leghista Pillon in merito all'affidamento condiviso in caso di separazione dei figli e il loro mantenimento. In buona sostanza, nel DDL si parla di bigenitorialità, ovvero in caso di separazione l'affido dei figli, il loro mantenimento, i costi e il tempo trascorso con loro devono essere divisi equamente tra madre e padre. Secondo Pillon, in questa maniera diminuirebbe la conflittualità tra i genitori e consentirebbe ai minori di stare con la mamma o il papà per tutto il tempo che vogliono, salvo i casi di impossibilità materiale. Altra novità riguarderebbe l'assegno di mantenimento, che di fatto sparirebbe per dare spazio ad una cifra ad hoc che sarà equamente divisa tra i genitori in base ai loro guadagni. Se la donna non ha alcun reddito, l'uomo pagherà tutte le spese vive oppure una cifra forfettaria a fronte di fattura. Infine, sarà obbligatoria la figura del mediatore, che aiuterà i genitori a trovare un accordo nell'interesse dei figli. Questo disegno di legge, però, ha fatto infuriare parecchie donne, sia attiviste che parlamentari, perché secondo loro sarebbe un disincentivo a chiedere la separazione, perché da una parte aggrava i costi inserendo obbligatoriamente la figura del mediatore, che è a carico di chi si separa. Inoltre, le esponenti del PD affermano che l'articolo 11 del DDL prevede che il genitore che non ha gli spazi adeguati per ospitare il figlio non ha il diritto di tenerlo con sé secondo tempi paritetici. Quindi, sottolineano, il genitore più povero rischia di perdere la possibilità di vedere il figlio. Per questi e altri motivi, sabato 10 novembre in tutta Italia si manifesterà contro il DDL proposto dal senatore Pillon, che impone regole che, si legge nel documento, stravolgerebbero la vita proprio di quei figli che vorrebbe tutelare. Alla manifestazione di Palermo parteciperà anche l'associazione Onde Donne in Movimento, perché è convinta che la proposta di legge ci porterebbe indietro di 50 anni.